Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino, dove per la terza giornata del girone B di Eccellenza si sta per giocare la sfida tutta fiorentina fra Sestese e Valdarno. Valdarno, nuova società che ha preso il posto del figline, del giallo-blu figline. Racconteremo poi nel corso della telecronaca la storia recente di questa società valdarnese che appunto adesso si chiama Valdarno Football Club. Andiamo subito alla lettura delle formazioni al microfono. Andrea Labbate alle riprese, Roberto Bob Finelli qui sul canale 74 del digitale terrestre TV Prato, come al solito il meglio del calcio dilettantistico della nostra regione solo sul canale dei TV Prato, canale 74 del digitale terrestre. Dicevamo delle formazioni in campo, la Sestese che si presenta in campo in completo bianco, da sinistra verso destra secondo il nostro e vostro punto di osservazione in questi primi 45 minuti di gioco. Schiera Chiarugi, Vanni Lasri, Marsella, Mori, Ravanelli, Torrente, Matteo Castellani, Guido Castellani, Bettazzi e Della Scala. Allenatore è Enrico Gutilli, ma è squalificato, quindi in panchina andrà Pietro Giusti, che porta con sé il secondo portiere di Scianni, quindi Tiso, Giuntini, Andrea Bonfanti, Alessandro Bonfanti, Simoni e Gianni. Risponde il Valdarno allenato da Alessio Coccolini, in completo blu scuro, che si muove da destra verso sinistra in questa prima frazione di gioco. Risponde con Scarpelli, Gori, Mannini, Saxeni, Scoscini, Bonsi, Ciolli, Mazzanti, Barbagli, Costa e Neri. L'allenatore, come ha detto, Alessio Coccolini, che porta con sé in panchina il secondo portiere Berti, quindi Rossini, Valcareggi, Fontana, Meacci, Mannucci e Dermini. Arbitro dell'incontro è il signor Emilian Prela della sezione di Pistoia, assistito da due guardaline sempre della sezione Pistoia, assistente numero uno, quindi fra le due panchine qui sotto la tribuna principale di osservazione, signor Ricci, mentre di fronte nella fascia opposta troviamo Matteoni, sempre come detto della sezione di Pistoia. Siamo alla terza giornata, ma la partita è già importantissima per le due squadre, partite con obiettivi diversi in questo inizio di campionato. Dato un errore di Mori che si complica la vita facendosi rubare il pallone da Ciolli, ma Ciolli poi commette fallo sull'ex giocatore del San Gimignano, Castelfiorentino e San Donato Tavarnelle. Dicevamo appunto dell'importanza di questa partita perché la Sestese è partita con l'obiettivo di salvarsi e ferma un solo punto conquistato nelle due partite iniziali, mentre il Valdarno Football Club è invece una di quelle squadre che punta a fare qualcosa di importante in questo campionato, di schierarsi magari nella zona playoff. Questo è l'obiettivo della formazione allenata da Alessio Coccolini e diretta dal direttore sportivo Fabio Malvisi. Intanto andiamo in cronaca quando siamo giunti al primo minuto e mezzo di gioco, ancora ovviamente 0-0 fra le due squadre, con il Valdarno con in possesso di palla nella propria zona difensiva. Valdarno che è cambiato parecchio rispetto alla formazione delle giallo-blu figline dell'anno scorso, sono cambiati parecchio gli uomini proprio con l'obiettivo di cercare di disputare un campionato da protagonista. Intanto fallo di Lasri, abbastanza netto, sul giovanissimo Neri, ragazzo del 98, il più giovane in campo per la formazione ospite insieme a Barbagli, ragazzi vicini ai 18 anni. Entrambi lo devono ancora compiere, essendo entrambi nati ad ottobre. Si lotta intanto sulla tre quarti, daremo poi conto anche della disposizione tattica delle due formazioni in campo. Intanto attacca il Valdarno sul settore di destra con Mazzanti, gli viene toccato il pallone, guadagna il primo calcio d'angolo della partita. Quindi comincia nella migliore maniera giusta la formazione di Alessio Coccolini, chiamato ovviamente a cercare di centrare il risultato pieno proprio per tenere botta e magari andare anche a toccare quella vetta della classifica che è teoricamente disponibile, visto che tra l'altro oggi non si gioca, è stata rinviata Bucinese e Montevarchi, quindi rimane ferma a 6 punti proprio la formazione di Atos Rigucci alla fine di questa giornata, partita che si recupererà più avanti probabilmente a novembre, ma chiaramente ancora non c'è una comunicazione ufficiale da parte del Comitato Regionale Toscano, che ha preso atto della volontà da parte del prefetto di Arezzo di rinviare la partita. Ma andiamo in cronaca perché c'è una buona azione di Scoscini sulla fascia sinistra, cerca lo spazio per il cross e viene contratto da due avversari, poi arriva Castellani che ci mette il fisico, guadagna una buona punizione e toglie un po' le castagne dal fuoco per la formazione rossoblu. Matteo Castellani, che è uno dei volti nuovi della formazione di Enrico Gutilli, arrivato dopo una stagione a Grassina, lui che così come Mori faceva parte di quel San Donato Tavarnelle che ha vinto il campionato 2 anni fa,
Tanto buon anticipo di Ravanelli. Palla poi è gestita proprio da Scoscini, che insieme a Bonsi, ex Badesse, forma la coppia centrale di difensiva della squadra valdarnese. Mi sembra intanto un 4-3-3 quello della formazione di casa, saremo più precisi comunque, con Guido Castellani di punta, con Torrente da una parte e Bettazzi dalla parte opposta. Bettazzi che veste la fascia di capitano, non c'è più, come sapete, Biondi, che insieme a Marzierli ha accettato l'offerta dell'Aglianese durante l'estate, è passato a titolo definitivo appunto alla formazione nero-verde allenata da Ceri, e quindi la fascia di capitano adesso è passata a Bettazzi, che è il giocatore di maggiore anzianità tra quelli presenti in campo nella Sestese. Tanto pallone troppo lungo per Torrente, che non riesce a tenerlo in campo. Il fallo laterale sarà battuto da Mannini, l'ex giocatore della Collegiana. Va al rinvio, sbaglia la rimessa laterale, di fatto regala il pallone a Castellani, che prova direttamente il destro. La palla interessante, viene comunque gestita con esperienza e sagacia da Scarpelli, che non la fa nemmeno battere in testa, l'aveva visto leggermente in terra, l'aveva visto leggermente fuori posizione. Castellani aveva provato il destro. Tanto avanza il Valdarno, palla sulla tre quarti con Barbagli, che apre sulla sinistra verso Costa, cerca il dribbling Costa, le giocate di Costa, va a guadagnare un altro calcio d'angolo per la formazione giallo-blu. Calcio d'angolo, scusate, per la formazione ospite. A batterlo ancora Costa, colui quale ha guadagnato questo calcio d'angolo. Tutta a difesa della propria porta, la formazione di casa. Parte col destro Costa, suo destro sul primo palo, ribattuto dalla difesa della Sestese. Non c'è nemmeno un tocco della difesa, in realtà, rosso-blu. E quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo per il portiere Chiarugi. Chiarugi è arrivato dal San Gimignano, così come Mori e Tiso. Tre acquisti tutte e tre dalla formazione Turrita. Si lotta a centrocampo. Prova a cambiare gioco adesso i figlini della palla. L'idea non era male. Palla in qualche modo arriva a Costa. Prova la sovrapposizione Mannini, Costa torna indietro, subisce fallo. Già scelto di fischiare tutti i contatti prela di Pistoia, che in questi primi 6 minuti e mezzo di gioco ha già decretato diverse punizioni, nonostante la partita ovviamente non sia nemmeno cattiva. Avanza Scoscini, il suo destro a cercare l'inserimento di Ciolli, colpo di testa di Ciolli che non trova la porta. La palla era interessante per l'ex attaccante del Porta Romana, pezzo pregiato del mercato estivo della formazione figlinese. Dopo gli anni a Porta Romana, Ciolli ha separato la propria strada da quella degli arancioneri e tra le tante offerte che gli sono pervenute in corso di quest'estate ha scelto quella di Figline. Ciolli che svolge il ruolo di fatto di punta centrale, nonostante il 7, esattamente come a Porta Romana, veste la maglia numero 7, evidentemente legato a questo numero. ...4-3-3 anche per il Figline, così a una prima occhiata anche in questi iniziali battute del match, con Ciolli punta centrale, Costa a sinistra e il giovane Neri a destra, con il trio di centrocampo formato da Sexeni come centromediano metodista, ai suoi fianchi Mazzanti e Barbagli. La difesa a 4 identica a quella della Sestese, con Gori e Mannini sugli esterni e Scoscini e Bonsi centrali. Tocco per Vanni, va lungo linea a cercare Torrente, gli tocca il pallone e Barbagli,
Fallo laterale ancora davanti alla panchina delle Figline per la Sestese. Vedete Alessio Coccolini in polo bianco a dare indicazioni. Tanto Castellani si alza il pallone, si complica un po' la vita, ma lo gestisce molto bene appoggiandosi a Marseglia, che va ad aprire dalla parte opposta verso l'Asri. Il pallone è un po' lungo, è costretto a indietreggiare il giocatore ex Prato. Poi il lancio di Ravanelli, si fa cercare Bettazzi sullo scatto, pallone un po' lungo. Bettazzi che come al solito parte molto molto largo dal settore di sinistra per cercare poi magari anche di rientrare sul destro, il suo piede preferito. Lancio intanto di Scoscini, che poi va a eludere il pressing della Sestese molto alto nell'occasione con questo lungo lancio per Ciolli, che però commette fallo su Ravanelli. E si prenderà quindi con una punizione a favore della difesa di Enrico Gutili. Ravanelli ancora per Mori. Mori apre a destra per Vanni. Vanni Torrente, quindi Castellani, l'anticipo di Sexeni, che non riesce però a controllare il pallone. Poi fallo forse su Castellani da parte di Bonsi, che entra deciso sul pallone, non commette però irregolarità secondo l'arbitro. Prela di Pistoia. Poi Marseglia attaccato dal pressing, non gestisce bene il pallone, poi lo gestisce male anche Sexeni in realtà, che tocca troppo corto verso Bonsi. Ex gioiellino delle Badesse, altro colpo importante del mercato estivo del Valdarno. Sicuramente uno dei migliori 97 che l'anno scorso la campionato di promozione ha espresso. Oltretutto ha il vantaggio di giocare nel ruolo di centrale difensivo, permettendo così a Coccolini di schierare sulle fasce da terzini due non giovani, cosa che è poco usuale nei campionati di Serie D di eccellenza, dove di solito le quote cosiddette vengono sistemate in difesa sugli esterni per non fare danni. Ecco che se magari invece si riesce a schierare in quel ruolo un giocatore. Intanto è buona l'incursione di Bettazzi, non c'è fallo secondo l'arbitro, che sembrava un sandwich sul capitano di casa. Castellani ancora in attacco, la Sestese prova il sinistro ribattuto dalla difesa del Figline Valdarno. Poi Barbagli un po' in difficoltà, arriva Bettazzi, prova al destro, un po' pretenziosa la conclusione del capitano di casa. Finora due i gol segnati dalla Sestese in campionato, Bettazzi e Guido Castellani. Tre invece i gol segnati dal Valdarno Football Club. Tanto Ciolli ancora in regolarità ai danni di Mori. Ancora un po' entrare in partita l'ex porta romana Ciolli, sicuramente il giocatore più atteso per la formazione valdarnese, che come detto ha svolto un mercato importante quest'estate per alzare il tasso tecnico della propria squadra. Oltre ai già citati Bonsi e Ciolli, è arrivato per esempio altri giocatori di livello davvero importante per la categoria. Eccolo qui uno per esempio, proprio il giocatore che ha appena subito fallo, vale a dire Isidor Sexeni, giocatore arrivato in Italia dall'Albania prima a vestire la maglia dello Scandicci, poi sceso in eccellenza con la maglia della Castiglionese, quindi adesso la maglia del Valdarno Football Club. Eccolo qua, Sexeni che tocca il pallone proprio a Bonsi. Si appoggia al compagno di reparto, il numero 5 Scoscini, che alza la testa, prova il lancio dove però non c'è nessun giocatore ospite. Lancio in zona morta. Ha già fatto ricorso diverse volte in questa prima fase del match il Valdarno, qualche volta mi sbaglierò, mi perdonerete. Dicevamo il Valdarno ha già fatto ricorso diverse volte in questa prima fase del match il lungo lancio da parte dei difensori, un po' per eludere l'alto pressing portato dalla Sestese, forse anche per provare a andare a sfidare sul campo della velocità la difesa rossoblu, visto che i tre attaccanti del Valdarno sono tutti e tre molto veloci. Prova a dettare il passaggio a Ciolli, il lancio invece è centrale per l'inserimento di Mazzanti. È netto anticipo però la difesa della Sestese, che però poi perde palla sulla ripartenza.
Sexeri, già uomo ovunque per il filine, prova l'imbeccata per il giovane Neri. Difende col fisico il pallone Lasri, lascia che questo termini la propria corsa oltre la linea di fondo. E quindi al 13° minuto di gioco si riprenderà con un rilancio proprio da parte di Chiarugi per Mori. Partita molto equilibrata in queste prime battute di gioco. Lancio per Castellani, cerca l'aggancio complicato, c'è in anticipo Bonzi che poi si porta il pallone quasi in fallo laterale, lo tocca con un tocco verso un compagno ma sbaglia ancora Castellani, palla in area di rigore, messa fuori poi da Scoscini e poi arriva il tocco di Castellani che pesca in fuorigioco l'altro Castellani, a dire Guido. Errore ingenuo da parte di Bonzi che è andato a chiudere con un colpo di tacco in una zona di campo molto pericolosa, classica ingenuità da giovane. Entrambe le squadre in campo con 2,98 e 1,97, anche se quest'anno le regole prescrivono 2,97 e 1,98. Tanto arriva il fischio, seppure un po' di ritardo da parte di Prela per il fallo di Matteo Castellani su Andrea Ciolli. Andrea Ciolli che così ha una prima battuta, mi sembra molto ma molto più tranquillo e sereno rispetto agli anni di Porta Romana. Squadra notoriamente litigiosa e forse anche Ciolli si era fatto trasportare un po' dalla litigiosità dei compagni. Invece mi sembra molto tranquillo queste prime battute, la cosa non può che giovargli. Calcio d'angolo intanto ancora per il Valdarno Football Club, siamo già al terzo corner battuto dalla squadra di Alessio Coccolini. Eccolo qui, Lorenzo Costa inquadrato dal nostro Roberto Bob Finelli, muove anche le torri il Valdarno, palla in area di rigore, c'è un giocatore che cade, poi la mischia viene risolta dal rinvio della difesa della Sestese, pallone ancora per Costa, è buono, attenzione lato corto dell'area, il cross sul primo palo, ancora Castellani in chiusura. E siamo al quarto corner, ma adesso la pressione del Valdarno si sta facendo sempre più difficile da sostenere per la squadra di casa. Se ne va Costa, lascia che a battere il corner sia Mannini. Eccolo qui il mancino Mannini. Dovrà il calcio a uscire. Eccolo qui, tocco per Costa, il dribbling buono di Costa su Marsella, prova addirittura al destro, la palla gli esce un po' troppo sull'esterno. L'idea non era male quella di Costa di provare un tiro a rientrare dopo il bel dribbling su Marsella. Giocatore molto rapido sullo stretto Costa, che ha sicuramente una grande qualità quella di vincere spesso il primo duello, il primo dribbling. Cerca spesso infatti di guadagnare la cosiddetta superiorità numerica, di saltare l'uomo. Anche in questo caso c'era riuscito, però come detto il suo destro gli è uscito troppo largo. Tanto va a sovrapporsi Ivanni, lo vede Mori ma poi decide di servire Ravanelli. Ravanelli rimasto senza il gemello Biondi. Ravanelli e Biondi che hanno giocato per anni insieme proprio con la maglia rosso-blu della Sestese. Adesso Ravanelli di fatto il difensore con la maggior anzianità tra la squadra di casa. Castellani lo attacca Scoscini, rimette il pallone in fallo laterale. Sestese che quindi resta in zona d'attacco quando siamo al 17° minuto di gioco della prima frazione, sempre 0-0 fra Sestese e Valdarno, anzi scusate non era fallo laterale ma calcio d'angolo per la formazione del presidente Filippo Giusti che ha festeggiato proprio quest'anno i 20 anni di presidenza. Calcio d'angolo, sono saliti dalla difesa anche i due centrali per la Sestese, palla invece per il sinistro di Della Scala, poi viene ribattuto dalla difesa la successiva conclusione e Valdarno quindi che esce indenne da questo attacco della formazione di casa. Andiamo a vedere quali sono le altre partite odierne del girone B di eccellenza. Derby aretino fra Valdaccio Bruni e Foiano. Poi come detto non si gioca a Bucinese Montevarchi per la decisione del prefetto di Arezzo di non permettere di giocare al campo del comunale di Bucine la sfida con il Montevarchi. Partita che fra l'altro su quel campo si era giocato proprio 10 giorni fa in Coppa Italia, ma di mercoledì
E la domenica evidentemente il prefetto non se l'è sentita di autorizzare l'arrivo di 5. Se centrato va dentro Costa, chiede il calcio di rigore, arriva il cartellino giallo per simulazione. Quindi primo cartellino giallo della partita per Lorenzo Costa. Primo cartellino giallo anche della sua stagione. Ancora una volta aveva cercato lo spunto, poi evidentemente questo è il giudizio di Prela di Pistoia. Al primo contatto è andato giù, lui sembra non gradire la decisione dell'arbitro pistoiese di origine albanese. Dicevamo del rinvio di Bucinese Montevarchi, come detto si è avuto il timore che 400-500 tifosi del Montevarchi arrivassero a Bucine, un impianto che non può reggere l'urto, per così dire, di tifosi così numerosi e così caldi. Si è cercato di giocare a Terra Nuova a braccioline, ma il campo è occupato da una sagra, di conseguenza si è preferito rinviare la data da destinarsi. Montevarchi che è ancora in corso in Coppa Italia, quindi sicuramente i prossimi mercoledì non si giocherà. In settimana dovrebbe arrivare la decisione da parte del Comitato Regionale Toscana, teoricamente intenzionato di solito a fissare i recuperi una decina di giorni dopo la data prestabilita. Non è detto che però questo accada, perché come ha detto il Montevarchi è ancora in corsa in Coppa Italia, rischia di dover giocare ogni tre giorni. Tanto punizione a favore della formazione di casa con Matteo Bettazzi sul pallone. Chiama lo schema il capitano locale. Tutta in difesa la formazione di Alessio Coccolini. Parte Bettazzi il suo destro a rientrare molto teso sul secondo palo verso Matteo Castellani, che si fa scavalcare dal pallone, poi cerca di mantenerlo in campo, non ci riesce. Fallo laterale in zona difensiva per la squadra giallo-blu. Mazzanti tocca per Neri. Prova ad andare via in dribbling, Neri viene fermato dalla squadra avversaria. Poi Mazzanti recupera bene il pallone. Lo tocca per Barbagli, che supera la linea mediana del campo e attacca la difesa avversaria. Prova a buttarsi dentro, c'è Mori in chiusura che poi si frappone fra Barbagli e il pallone, rallenta quanto basta per farsi di fatto tamponare da Barbagli e conquistare quindi una punizione in una zona di campo dove per la stesa potevano arrivare guai ben peggiori. Dicevamo del nuovo Valdarno Football Club, arrivato, nato di fatto quest'estate, anche se il Valdarno Football Club già esisteva da un paio d'anni, nato dalla fusione dei settori giovanili di Gialloblu Figline e Ideal Club Incisa, così come si sono fusi i due comuni delle di Figline Valdarno e Incisa Valdarno, così si erano fusi anche i settori giovanili. Intanto il pallone resta in campo perché picchia sulla bandierina, caso abbastanza raro. Dicevamo appunto della fusione fra i due settori giovanili di Figline e Incisa, hanno dato vita appunto al Valdarno Football Club. Di fatto quest'estate la fusione è stata fra Gialloblu Figline, che era rimasta a gestire solo la prima squadra degli juniores, con il settore giovanile del Valdarno, e quindi Valdarno Football Club, che di fatto è la società di Figline, si può dire, a Incisa è rimasta la prima squadra che fa la prima categoria, poi tutto il settore giovanile è di fatto sotto il Valdarno Football Club, che gioca al Goffredo del Buffa di Figline. Ed è la squadra di Figline, c'è poco da stare a discutere. Gialloblu Figline, che era rinata nel 2012, quindi 4 anni fa, dopo il fallimento del vecchio AS Figline del presidente Farrugia, che aveva raggiunto anche la C1 dopo anni splendidi della squadra gialloblu, guidata soprattutto da Emiliano Frediani, in cui nell'ultimo anno aveva giocato anche Enrico Chiesa. La squadra non si iscrisse al campionato di C1 e ripartì dall'eccellenza con il nome appunto di Gialloblu Figline. Tanto riesce a tenere bene il pallone in campo Mannini, lo tocca per Costa, il dribbling ancora, palla sul destro, poi gira per Mazzanti, il dribbling su Della Scala, va via in bello stile Mazzanti, prova addirittura il destro impallato da Ravanelli, la palla rimane lì ma ci sono i giocatori della Sesese che arrivano prima. Mori prova subito il lancio per Guido Castellanima, lancio in zona morta. Siamo mai alla metà del primo tempo, sempre 0-0 fra Figline
Valdarno e Sestese Calcio. Tocco per Sexeni. La verticalizzazione verso Ciolli, la palla è buona, si porta la palla sul sinistro, il Ciolli ribattuto da Mori, ancora Ciolli in possesso del pallone, prova stavolta il destro. Senza troppe difficoltà l'intervento di Chiarugi al 23esimo minuto di gioco, comunque annotiamo il primo vero tiro in porta della partita. Prova a rispondere la Sestese con il cross di Torrente per Castellani che va giù, si lamenta, ma l'arbitro fa giocare. Partita che vive di fiammate. Lancio di Scarpelli, lunghissimo verso Ciolli, l'anticipo netto di Ravanelli, quindi Sexeni sulla seconda palla, arrivano spesso prima i giocatori del Valdarno. Ancora Sexeni, adesso non c'ha pressione, prova a cambiare gioco verso Costa, c'è l'anticipo di Riccardo Vanni. Cross di Mannini rimpallato da Castellani, palla resta in gioco, poi Mannini sembra quasi non crederci, non ci va nessuno su questo pallone praticamente morto. Palla poi troppo lunga per Ciolli. Figliera ancora privo di Nencioli, altro giocatore arrivato dal Porta Romana, dove peraltro praticamente l'anno scorso non è mai sceso in campo dopo essere stato un anno e mezzo alla Fortis Juventus. L'anno scorso fortunio gravissimo a livello muscolare per Nencioli, dal quale si era ripreso, adesso però ha dei problemi sulle tendine d'Achille. Figline e Valdarno quindi sempre vigile sul mercato, il nome più caldo è quello di Tommaso Papini, attaccante ex Scandicci, ragazzo del 95 che proprio domani dovrebbe incontrarsi con il direttore sportivo Malvisi. Tanto buono il tocco di Castellani per Torrente, andiamo in cronaca con l'ala destra della Sestese che cerca il fondo per provare a crossare, lo chiude Barbagli, cerca lo spazio, ancora buono il dribbling, la palla sul primo palo, esce bene Scarpelli, poi in ritardo le punte rosso-blu su questo ottimo cross di Torrente dalla fascia destra. Dicevamo appunto delle novità di mercato valdarnesi con appunto il direttore sportivo Fabio Malvisi domani che si dovrebbe incontrare con Tommaso Papini, tanto l'uscita di Chiarugi, dicevamo appunto incontrarsi con Papini, Papini che ha un po' traccheggiato perché sperava in un ingaggio in Serie D nel caso in cui non arrivi una chiamata quest'oggi. Ecco che lunedì si potrebbe intavolare la trattativa con il Figline, Figline che non è l'unica squadra di eccellenza interessata a Papini, ovviamente ci sono anche il Grassina, la Fortis Juventus per esempio. Tanto perde un pallone pericoloso Marseglia, glielo ruba Ciolli e il fallo poi è su Ciolli abbastanza netto. Punizione quindi a favore del Valdarno, si rialza Ciolli, sembra niente di grave per l'ex giocatore delle Porta Romana del Signa. Esploso di fatto due anni fa, nella prima stagione di eccellenza con il Porta Romana. Proprio su questo campo giocò la finale playoff contro la Rignanese. Tanto il destro direttamente verso la porta di Scoscini, anche questo decisamente pretenzioso. Si arrabbia Coccolini in panchina per questa scelta di un giocatore esperto come Scoscini, ma sicuramente sciagurato. Dicevamo appunto che su questo campo Andrea Ciolli giocò la finale playoff contro la Rignanese, persa per 2-1, ma in cui segnò anche su calcio di rigore a termine di una stagione in cui fu sicuramente uno dei protagonisti assoluti di quella stagione. Adesso è cambiato tutto per Ciolli, è cambiata la maglia, è cambiata anche vita, visto che il ragazzo quest'estate si è sposato. Fatto lancio proprio per Ciolli, che però è in netta posizione irregolare. 28 minuti di gioco e dobbiamo dire, nonostante la partita sia combattuta ed equilibrata, non ci sono state grosse occasioni da rete da una parte e dall'altra, il nostro taccuino finora è abbastanza desolatamente vuoto. Ci prova adesso la Sestese con Torrente sulla fascia destra, dentro per Castellani, potrebbe anche calciare, a palla sul destro, ribattuto da Sexeni, ancora Torrente che sbaglia poi il tocco di prima, si accontenta poi del fallo laterale.
per Matteo Castellani. Fa lo sputo sulla destra, ottimo lo spunto, la palla che scavalca anche il portiere, non ci arriva, davvero un ottimo cross questo di Matteo Castellani al 28esimo minuto di gioco. Prima vera azione pericolosa della Sestese. Si lotta ancora sulla tre quarti, possesso del pallone, la formazione di casa. Detto, ripetiamo, in completo bianco per dovere di ospitalità. Mori cerca a sinistra della scala, la sovrapposizione di Lasri, puntuale e precisa, palla sul sinistro, può crossare la palla interessante, troppo sul portiere. Che fa suo il pallone, c'era in agguato Lorenzo Torrente. Prova un po' a abbassare i ritmi adesso il Valdarno con Sexeni, quindi Scoscini. Tocco dentro per Mazzanti che ha spazio. Attenzione all'accelerazione di Mazzanti. Chiama anche Mori all'uscita, riesce a toccare verso Costa. Manovra avvolgente della formazione di Alessio Coccolini. Uno contro uno di Costa, palla sul destro. La palla interessante ma troppo sul secondo palo dove non aveva accorciato Neri. Mentre Cioli aveva attaccato il primo palo come si conviene a un centravanti. E quindi azione che sfuma per la squadra ospite. Ormai abbiamo superato anche la mezz'ora di gioco della prima frazione, sempre 0-0 fra Sestese e Valdarno Football Club questa splendida prima domenica autunnale dell'anno. In realtà si sta davvero bene, giornata ideale per giocare a pallone, non c'è vento, terreno in perfette condizioni. Sono davvero tutte le condizioni per vedere una bella partita. Finora abbiamo visto un'equilibrata e combattuta, non precisamente avvincente. Bonsi per Sexeni, attaccato da Castellani, si appoggia a Scoscini, va l'altro Castellani in pressing. Il tocco per Neri che però era in posizione di fuorigioco, ancora un fuorigioco degli attaccanti valdarnesi, non è il primo quest'oggi, un po' ingenui in queste occasioni gli attaccanti ospiti. Rinvio intanto di Gori, poi Marsegli attaccato da Mazzanti, la palla comunque arriva a Lasri che non rischia e si appoggia a Mori. Siamo però ancora nella metà campo della Sestese. Della Scala, la sua posizione è buona di Vanni ma il pallone è troppo lento da parte di Della Scala. Appoggio un po' da settore giovanile quello di Della Scala in questa occasione, che poi però Caparbio riesce a tornare sul pallone. Torrente, Vanni, ancora Della Scala, ancora Vanni, si resta però sulla fascia destra, quindi Mori allarga per Ravanelli, prova adesso a sfondare dalla parte opposta la Sestese. Ma si è già piazzato il Figline. Ancora un errore in palleggio della formazione di casa. A caccia del pallone Castellani, lo difende Scoscini che subisce fallo, anzi no, commette fallo per aver toccato il pallone con un braccio. Non c'era quindi la spinta da parte di Guido Castellani. Punizione quindi a favore della squadra di casa. Noi siamo giunti al 32esimo minuto di gioco di questo primo tempo, sempre 0-0 fra Sestese in completo bianco e Figline in completo blu. Inizia questo lunedì, il gioco è fatto, ricomincia per l'ennesima stagione la trasmissione più attesa da parte degli addetti ai lavori delle calcio dilettantistico della nostra regione. Alle 21.20, canale 74 del Digitale Terrestre, condotta ovviamente da Massimiliano Masi e Diletta Bitorzoli. Tutto il meglio del calcio della nostra regione. Lega Pro, Serie D, eccellenza e promozione. Come sempre un panorama completissimo del nostro calcio. Da non perdere. Punizione a favore della Sestese. Batterà Bettazzi, il suo destro a rientrare, la palla interessante, colpo di testa che per un pelo non arriva, sarà comunque calcio d'angolo con Mori che sfiora il pallone. Occasione importante questa per la Sestese, davvero per un soffio non è arrivato a toccare il pallone di testa Mori.
la palla che sfila accanto al montante ed esce quindi in calcio d'angolo per un altro calcio d'angolo per la formazione di casa. Ancora Bettazzi, il suo destro ancora interessante, messo fuori dal Valdarno. Poi si accontenta del fallo laterale lo stesso Bettazzi. Un brivido per la difesa figlinese con questa punizione tagliatissima di Bettazzi, che aveva pescato Mori, anticipato proprio di un soffio dalla difesa valdarnese che si è rifugiata in calcio d'angolo. Fallo laterale a favore del Valdarno per un tocco sfortunato, in questo caso di Matteo Castellani, che è riuscito ancora una volta ad attaccare lo spazio qui sulla fascia destra. Ciolli prova a prolungare di testa verso Costa, in anticipo di Vanni, poi colpo di testa di Sexeni, quindi Mori. Siamo nella parte finale della prima frazione. Stiamo entrando nei 10 minuti conclusivi del primo tempo. Attacca della scala. Tocco di Lasri, poi dentro per Bettazzi. Palleggia in qualche modo Mazzanti, si complica un po' la vita, arriva in suo soccorso Sexeni, che alza un campanile pericoloso. Non c'è ordine in questo momento al centrocampo. Prova a uscire Mazzanti, prova a dare lui un po' di ordine alla manovra valdarnese. Poi lancio di Gori per Ciolli, che prova a difendere il pallone. Ingenuo il fallo di Ravanelli, in netto ritardo. Si appoggia sull'attaccante valdarnese, concede quindi punizione alla squadra avversaria, che può così alzare il proprio baricentro. Ponzi per Sexeni, nel cerchio di centrocampo, apre a sinistra per Mannini. Torna sul destro Mannini, poi il lancio per Ciolli, un po' telefonato, c'è in anticipo Mori, che mette il pallone direttamente in fallo laterale. Ecco la rimessa verso Ciolli, tocco morbido di Ciolli che guadagna comunque fallo laterale. Barbagli dentro per Neri, palla un po' lunga, non era male però questa idea di Barbagli, questo cross che chiamava al taglio l'ala destra. Per anticipo di Gori su Bettazzi, che però riesce a recuperare ottimamente il pallone, poi sbaglia però il tocco. Quindi ci si va a rifugiare verso Scarpelli. Scoscini per Sexeni, quindi ancora Scoscini, Scarpelli. Che apre bene a sinistra dalla parte opposta, dove Mannini gode di una certa libertà. Attenzione alla sovrapposizione del terzino sinistro valdarnese, che taglia verso il centro. Tocca per Ciolli, siamo in area di rigore, palla sul destro, il dribbling di Ciolli, il sinistro, la ribattuta poi della difesa di casa, che mette il pallone in calcio d'angolo. Sicuramente l'occasione più importante creata dal Valdarno al 36esimo minuto di gioco. Sarà quindi corner battuto ancora una volta da Costa. Ecco il suo destro sul primo palo, mette fuori la difesa locale. Quindi Mazzanti apre male sulla fascia destra per compagno Scoscini, un po' in difficoltà nel tenere questo pallone in campo. Alla fine guadagna comunque calcio d'angolo, ottiene il massimo da un pallone decisamente complicato. Sarà il sesto corner per la squadra ospite. Arriva ancora una volta Costa, che mi sembra deputato a battere praticamente tutti i calci piazzati della squadra di Alessio Coccolini. Ecco il destro di Costa, basso, battuto male, la palla resta ancora lì, però attenzione poi il rinvio di Bettazzi, che tocca forse anche con un braccio. Contrasto deciso fra Ciolli e Bettazzi. Non c'è fallo, però tutto regolare, mi sembra che abbia deciso bene l'arbitro in questo caso. Poi Vanni va a infilarsi là dove non c'è esposto. Riparte quindi la difesa valdarnese con Sexeni, che apre per Costa, che cosa c'è di una certa libertà, non c'è Vanni che reduce dallo sconto precedente, prova il dribbling Costa, arriva in suo soccorso Mannini che sbaglia il tocco, quindi Matteo Castellani può tornare su di lui, rubargli il pallone, rinviare verso Castellani l'altro Guido, prova a difendere il pallone Guido Castellani, guadagna fallo laterale, da solo contro tre difensori non poteva pretendere di più il bomber ex san giustinese.
arrivato l'anno scorso e quindi al secondo anno con la maglia della Sestese. Prova a girare lui di petto verso Bettazzi, che apre a sinistra dove sale Kevin Lasri a dettare il passaggio. Stavolta c'è Torrente che si è invertito nella posizione con Bettazzi, almeno momentaneamente. Poi fallo da parte di Della Scala su Neri. E al 39esimo minuto di gioco siamo ancora fermi sullo 0-0. Qualche emozione in più in questi ultimi minuti di gioco dopo i primi 20-25 minuti combattuti, sì, ma sostanzialmente noiosi. Invio di Scarpelli in zona morta, Ravanelli decide comunque di appoggiarsi a Lasri. Poi Scoscini per Sexeni. Salta un avversario, ancora Sexeni. Prova a dettare passaggio a Mannini, non rischia Sexeni, si appoggia a Costa. Quindi Bonsi dentro per Ciolli, palla lenta e complicata per l'attaccante gialloblu che va a commettere fallo. Non sono palloni semplici questi per gli attaccanti, palloni lenti favoriscono ovviamente la difesa che si piazza. Mi sembra che al momento le armi del Valdarno siano soprattutto l'imprevedibilità di Costa. Devo ancora invece mettere a punto gli schemi per quanto riguarda il resto, la formazione di Alessio Coccolini. Scarpelli per Bonsi. Avanza l'ex giocatore delle Badesse. A servire proprio Ciolli. Ancora un pallone difficile da gestire per l'attaccante ospite. Poi Babbali tocca per Costa. Gli ruba il pallone Castellani, che ha già recuperato tantissimi palloni in questo primo tempo. Guido Castellani tocca per Torrente. Poi sbaglia il tocco Vanni. Fallo laterale battuto velocemente verso Ciolli, che prova ad attaccare lo spazio. Va a fermarlo Mori, attaccato da due avversari. Ciolli cerca di lottare, di tenere il pallone in gioco, poi va a terra ed è lui a commettere fallo e si arrabbia tantissimo Ciolli. Punizione a favore della difesa sestese, che viene premiata in questa occasione. Ancora una volta punito Ciolli, che pure che ci aveva messo tanto impegno su questo pallone. Lancio di Chiarugi, copre testa di Sexeni, palla ancora buona a centrocampo con Marseglia, che apre a sinistra verso Lasri, prova la sovrapposizione Lasri, lo ferma però Gori, che tocca in anticipo verso il proprio portiere, palla un po' lenta, esce però Scarpelli in anticipo su Guido Castellani. Intanto a terra Andrea Ciolli, che forse si è fatto male. Si accende anche una piccola discussione in campo, perché la Sestese aveva accennato di voler continuare a giocare senza buttare il pallone fuori. Intanto si era preso però la responsabilità all'arbitro, che chiama l'intervento dei staff sanitario valdarnese, che va a sincerarsi delle condizioni di Andrea Ciolli quando sta per scoccare il 42esimo minuto di gioco. Sarebbe ovviamente un bel guaio per il Valdarno perdere in questo momento Ciolli, come detto, non avendo ancora Papini, sempre che arrivi ovviamente in fase di mercato. Non è che in avanti il Valdarno ha tanta scelta. Momentaneamente quindi in 10 uomini la formazione ospite. Castellani prova palla dentro per Vanni, il dribbling buono di Vanni, a palla che potrebbe ancora essere messa dentro, poi arriva l'intervento di Mannini, ma forse la palla era già fuori, anzi no, la palla era buona e quindi sarà calcio d'angolo per la squadra di casa, che ricordiamo adesso è in vantaggio numerico perché non c'è Ciolli nelle filine. Si è già cominciato a scaldarsi, mi sembra, Mannucci nel Valdarno. Sarebbe, ripetiamo, un grosso problema per la formazione di Alessio Coccolini perdere Ciolli in questo momento. Tanto Bettazzi a battere questo corner al 43esimo minuto di gioco, il tocco per Della Scala, siamo in area di rigore, ancora Bettazzi, buono il cross basso, il destro
messo fuori incredibilmente da Castellani, ma uno schema pregevolissimo questo della squadra di casa, questo schema su corner che aveva portato al tocco di Bettazzi per Guido Castellani. Poteva sicuramente fare meglio Guido Castellani. Tanto è tornato in campo Ciolli, quindi Valdarno nuovamente in 11 uomini. Aveva provato subito a approfittarne l'asse estese. Con questa conclusione di Guido Castellani, che proprio qui due settimane fa era andato a segno, quindi già rompendo il ghiaccio in questa stagione. Mori apre a destra verso Vanni, che riesce a tenere il pallone in campo, corre via sul filo del fallo laterale, palla dentro messa fuori poi da Scoscini. Barbagli prova a difendere il pallone d'attacco di Vanni, ci riesce bene, poi guadagna fallo laterale. Siamo in attesa intanto della segnalazione da parte dei minuti di recupero da parte della panchina locale. Sta già proprio in quando il dirigente accompagnatore della Sestese, Marcello Biagiotti, a segnalare quello che sarà un minuto di recupero, quindi si giocherà fino al 46esimo minuto in questo primo tempo. Intanto lo spunto di Costa va via in velocità, si sovrappone Neri, il tocco è per Gori che ha spazio, prova subito a crossare, s'arrabbia Costa che voleva una punizione, si è continuato a giocare per la norma del vantaggio. Scoscini si butta dentro, tocco è per Costa, ancora lui non ha compagni da servire, lo mette giù della scala. Poi arriva proprio il richiamo verbale verso Costa, che ricordiamo è l'unico ammonito della partita, viene richiamato verbalmente per le veementi proteste in occasione dell'azione precedente. 45 minuti e 20 secondi di gioco, ultima azione del primo tempo e ci prova il Figline a pescare il jolly in questo finale di frazione. La palla a Scoscini, che ha già mostrato l'intenzione di calciare verso la porta avversaria nella prima frazione. Salito anche Bonsi, butta tutto in avanti il Figline, che ormai tanto sa che poi la partita, il primo tempo, finirà dopo questa punizione, quindi prova a rischiare qualcosa portando tanti uomini davanti. Va via, ecco il destro di Scoscini ribattuto dalla barriera, poi il destro completamente sballato da parte di Omar Neri. E su questo si chiude la prima frazione sullo 0-0, quindi fra Sestese e Valdarno Football Club. La linea che può tornare alla regia, ci sentiamo per la ripresa.